Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi, come promesso nell'ultimo video, sono qui con una nuova puntata di Libri Isterici e per la precisione parliamo del racconto dell'ancella di Margaret Atwood. Spero che vi piaccia come ho strutturato questo video, ho cercato di raccogliere quante più idee possibili e sotto nell'info box trovate una serie di link che ho consultato per prepararmi a questo video. E spero che possa esservi utile e che sotto nei commenti si creino discussioni interessanti. Chiaramente, se non avete letto il libro, sappiate che farò spoiler per forza di cose, perché penso che sia difficile poter discutere di questo libro senza comunque discutere di alcuni aspetti della trama che sono chiaramente spoiler se qualcuno non ha letto il libro. Partiamo dalle basi. Il romanzo è stato pubblicato per la prima volta nel 1985, ma in realtà la Atwood ci stava lavorando, comunque ci stava rimuginando da un paio d'anni. In quegli anni lei stava vivendo nella Germania Ovest per un periodo e di conseguenza sapeva chiaramente quello che stava succedendo nella Germania Est, viaggiava anche, è riuscita anche a viaggiare anche in paesi limitrofi che erano ancora sotto il comando russo e quindi era soggetta a una serie di testimonianze anche di persone che in Polonia, per dire, o in Cecoslovacchia le dicevano: ah, quel tal monumento, quel tal edificio prima era questa cosa, adesso viene usato per quest'altra cosa. In più, essendo nata nel 1939, sicuramente era stata esposta a racconti e testimonianze di prima mano per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale. E, ed è appunto in questo clima, non solo in cui si trova, ma in cui in un certo senso si trova l'intero mondo, che lei comincia a pensare a questo romanzo. Perché il contesto è molto importante? Perché non solo l'Atwood si trova nel bel mezzo della cortina di ferro, ma perché oltreoceano in America stanno succedendo altre cose che, come vedremo presto, hanno una ripercussione anche su questo romanzo. Cosa sta succedendo in America? In America c'è la presidenza Reagan in questo periodo e un po' come con Trump, e se vi ricordate vi avevo detto che avevo letto questo romanzo proprio perché era consigliato fra i romanzi da leggere nell'era Trump, ma appunto già anche negli anni Ottanta succedeva che il presidente tagliava fondi per quello che all'epoca era il Medicare, comunque per l'assistenza sanitaria statale, e andava in particolar modo a colpire anche ciò che riguarda la salute femminile, quindi buona parte della popolazione più povera si trovava tagliata, ad esempio, gli aborti o altri aspetti legati alla contraccezione. In quegli anni si registra anche un aumento del numero dei casi di violenza domestica, non solo, ma sono anche gli anni dell'AIDS in cui si parla di questa malattia come quasi di un'epidemia. Non solo, ma a parte per la questione puramente legata alla salute, si comincia anche a parlare sempre di più non solo di riscaldamento globale, ma anche di problemi legati al nucleare. Nel 79, infatti, c'è un'esplosione in un impianto nucleare in America che non miete in teoria nessuna vittima, ma che comincia a far scaturire questa discussione sulla sicurezza degli impianti. Tutto questo fa parte comunque del bagaglio culturale e ambientale in cui si trova la Atwood. Perché dico tutto questo? Se guardo di qua qualche volta, ma tipo la mia scaletta che è lunghissima. Parlo di tutto questo perché non solo è importante per il romanzo, ma è importante anche per l'ultimo punto che voglio fare come contesto, per poi passare un po' più nel vivo, e cioè che la scrittrice decide di scrivere un romanzo dove qualsiasi cosa che lei descrive, qualsiasi avvenimento, sia in realtà basato su fatti realmente accaduti. Ecco perché la Atwood sostiene di aver scritto un romanzo di narrativa speculativa e non di fantascienza, perché tutto quello che lei descrive, tutto quello che accade, è già accaduto in una qualche parte nel mondo, in un qualche punto, periodo storico. Compresa in un certo senso anche la critica che lei fa a una certa corrente della seconda ondata del femminismo degli anni Ottanta. Perché questo punto è importante? Anche qui ci ritorneremo fra poco, però è importante perché chiaramente tutto il romanzo si basa su, sulla
sul controllo del corpo della donna. E alcune correnti della seconda ondata del femminismo degli anni Ottanta erano correnti molto molto radicali, al punto da volere una intera separazione delle donne dagli uomini, creando quindi aziende solo femminili, banche solo femminili, e in un certo senso odiando gli uomini e arrivando anche a manifestazioni in cui si bruciavano riviste pornografiche e si voleva eliminare del tutto la pornografia. L'Atwood si scaglia contro questo genere di femminismo e lo fa con questo romanzo, che è un romanzo sì di narrativa speculativa, ma è anche un romanzo che vuole essere un tipo di narrativa di testimonianza, come poteva essere Robinson Crusoe che scrive un diario, come po possono essere le testimonianze di chi vive una guerra, come Anna Frank, così Offred, o in italiano di Fred, registra questo suo racconto nella speranza che in un futuro qualcuno lo possa ascoltare e possa credere appunto alla sua testimonianza. Fra gli articoli che vi lascio sotto, vi lascio proprio un articolo che ha scritto Margaret Atwood a gennaio, insomma, quando è stato eletto Trump, in cui appunto parla anche di questo concetto della testimonianza e di questo aspetto della narrativa speculativa. Nel senso che tutto ciò che noi scriviamo si prefigge di avere un lettore, e il cosiddetto caro lettore di Fred è un lettore del futuro che, come succede nell'epilogo, possa trovare i suoi nastri, possa diciamo, credere alla sua testimonianza e investigare su quanto è successo. E arriviamo quindi al punto: che cosa è successo? Il libro si apre con appunto il racconto di Fred. Di Fred, come capiremo presto, è sì un nome che viene dato a questa donna, ma in realtà non è semplicemente un nome, ma indica l'appartenenza. Quindi lei è di Fred. Fred è infatti il comandante sotto cui lei deve stare. Perché comandante? Perché la società è diventata una società teocratica dove non vi è differenza fra Stato e Chiesa e dove però tutto l'ordine sociale è suddiviso da una nomenclatura che si rifà alla Bibbia. Quindi, come dicevo prima, tutti i riferimenti che ci sono all'interno del romanzo sono o a fatti o comunque a concetti realmente esistenti. Questo è una delle tante cose che vengono prese direttamente dalla Bibbia. Non solo, ma la struttura stessa della società della Repubblica di Galahad si rifà anche al puritanesimo dell'America del XVII secolo, a partire dalla dedica che l'Atwood fa a Mary Webster, proprio come nel frontespizio del romanzo, che potrebbe o potrebbe non essere una sua antenata, ma che era stata accusata di stregoneria, impiccata, ma a quanto pare era sopravvissuta all'impiccagione per qualche motivo medico che non so spiegare, e appunto già quindi dalla dedica l'Atwood ci fa capire in che direzione stiamo andando, cioè non è che la Repubblica di Galahad sia così tanto inverosimile, perché c'è già stato un precedente storico, come c'è già stato il precedente storico della Germania nazista, dove tutto avviene gradualmente. E anche qui, dal racconto appunto di Fred, di questa ancella, noi capiamo che tutto avviene in modo molto graduale. Siamo in una cittadina del Nord America che non viene mai nominata nel nome che aveva prima di questo cambiamento, ovviamente epocale, ma che molto probabilmente è Cambridge nel Massachusetts. Cambridge, che è anche la sede dell'università di Harvard, quindi l'Atwood vuole lanciare un messaggio che è quello di come la culla della conoscenza e della scienza, in un certo senso, possano diventare la culla di questo orrore che è la Repubblica di Galahad. Cosa succede? Appunto, non si sa bene quando, però comunque in un futuro non troppo lontano dal nostro, il Nord America diventa questa teocrazia, ma tutto comincia in modo appunto graduale, cioè cominciano
ad esserci momenti in cui si fa molta pressione sulla sicurezza delle donne, sul fatto che le donne non siano sicure, sul fatto che la natalità si stia abbassando, che ci sia un grave problema per quanto riguarda la sopravvivenza della specie umana, perché non ci sono abbastanza nascite. Si comincia a dare la colpa all'uso di contraccettivi, all'aborto. Piano piano poi succede che le donne non possono più avere un conto in banca, ma devono rifarsi a quello del marito. Poi succede che le donne non possono neanche più avere un lavoro. E tutto questo avviene mentre nel frattempo succedono attentati e altre cose che vengono sempre imputate a qualcun altro, normalmente ai fondamentalisti islamici. Quindi capite che anche solo da queste poche cose, a noi non sembra strano in un certo senso, sono cose che abbiamo già sentito anche noi e che sono già successe nel passato. Incolpare qualcuno, identificarlo chiaramente, dandogli un nome, aiuta sicuramente a distrarre da altre cose. In questo caso, nella Repubblica di Galad, la distrazione era appunto da questo manipolo di militari che stermina il congresso, prende il potere e da quel momento in poi comincia a instaurare questa forma di governo. Questa forma di governo che, come dicevo prima, è una teocrazia. Dov'è che vediamo, l'aspetto della Bibbia? Perché tutti i nomi sono legati alla fede, quindi i comandanti in realtà sono i comandanti della fede. La polizia sono, i guardiani, mi sembra, della fede. E noterete che mentre gli uomini hanno ordini militari per definire quello che sono il loro posto nella società, le donne hanno nomi che derivano sempre dalla Bibbia, ma che dimostrano anche che il loro posto è sicuramente al di sotto degli uomini, ma anche loro hanno un loro ordine gerarchico. Quindi, ad esempio, di Fred è un'ancella. Da dove deriva il concetto di ancella? Dal libro della Genesi, dove Giacobbe non può avere figli e quindi giace con la sua ancella perché per garantirsi progenie Dio ritiene che questa possa essere una soluzione. Quindi si crea questa società all'interno della quale le donne vengono suddivise in ancelle perché sono in età fertile e viene dimostrato che sono fertili e quindi quando sono dichiarate fertili vengono mandate all'interno di una casa di un comandante che è sposato con una moglie, ma la moglie non può avere figli. Ah, e ovviamente l'infertilità può essere solo femminile, non esiste che il comandante sia sterile. E ci sono queste vere e proprie cerimonie in cui la moglie deve essere presente nel momento in cui avviene questo accoppiamento forzato, proprio perché il ruolo dell'ancella è quello di avere figli per la moglie del comandante. Le donne più anziane possono essere zie, quindi la loro funzione è quella di istruire le future ancelle o le future mogli a quella che è la dottrina della Repubblica di Galad, poi ci sono le Marta che sono domestiche e poi però cominciano ad esserci altre denominazioni. Le cosiddette non donne, ad esempio, sono femministe, sono le lesbiche, sono tutte quelle che per un qualche motivo non rientrano all'interno di questi canoni e il loro futuro è quello di essere mandate nelle colonie a smistare rifiuti tossici o più semplicemente a morire. Così come ci sono anche quelli che sono non bambini, cioè bambini che nascono con deformità o problemi e che quindi devono essere eliminati. Tutto questo, fa sì che, tutto questo fa sì che ci sia una chiara delimitazione, una chiara differenza fra le varie persone, non solo nel modo, nell'appellativo in cui vengono chiamate, ma anche questo si riflette nei vestiti. Le ancelle sono vestite di rosso, che è il colore del sangue mestruale, ma anche del peccato, perché in un certo senso quello che loro commettono è un adulterio legittimato. Le mogli hanno il blu, che è il colore della purezza della Vergine Maria, e così via. Tutto questo all'interno di una società estremamente
controllata. Dicevo prima che i servizi segreti sono gli occhi, no? Questi occhi che vigilano su tutto. Le ancelle devono portare una specie di veletta che fa sì che possano guardare solo davanti come i cavalli e non possono veramente parlare fra di loro, nemmeno quando sono autorizzate a uscire e possono uscire solamente in coppia. Questo perché viene detto loro per la loro stessa sicurezza. Possono scambiarsi solamente frasi fatte estrapolate dalla Bibbia. E quindi tutto ciò che esula da quello che il governo vuole che loro possano discutere deve essere fatto in bisbigli molto veloci e in momenti come questo dove appunto viene loro concesso di andare a comprare qualcosa. Ma tutta la società si vuole basare, il lavaggio del cervello che viene fatto alle donne si basa sul fatto che le donne così sono protette. Viene quindi utilizzato un linguaggio che non solo è preso dalla Bibbia, e quindi in un certo senso è legittimato dal testo sacro, ma si punta anche su un tema tipicamente femminista, che è quello della sorellanza fra le donne. Per in realtà mettere le donne una contro l'altra, perché nel momento in cui, come nella Germania nazista, si invitano le persone a fare la spia per il bene comune, così allo stesso modo funziona la Repubblica di Galad. Quindi non è vero che le donne sono unite, non è vero che le donne vogliono lottare l'una per l'altra, le donne vogliono prevalere l'una sull'altra, le donne vogliono essere prescelte, non vogliono rischiare di finire nelle colonie o, peggio ancora, di essere proprio uccise senza pensarci 2 volte. Quindi tutto questo porta a un clima estremamente negativo, represso chiaramente perché nessuno può esteriorizzare questi sentimenti, sentimenti che vengono sempre di più imbottigliati man mano che l'indottrinamento va avanti. E questo ci porta forse al punto più importante del video, e cioè il femminismo, perché il racconto dell'ancella è considerato un libro femminista. Come dicevo prima, non è considerato un libro femminista in senso classico del termine, potremmo dire, ma più una critica a un certo tipo di femminismo, una messa in guardia, o meglio, un modo di farci riflettere. L'Atwood con questo romanzo non vuole dare risposte, vuole fare tante domande. E come vediamo dall'epilogo, che è ambientato nel 2195, queste domande sono senza risposta. Il romanzo si chiude con la frase "Ci sono delle domande". Quindi questo ci fa capire quanto l'intento non fosse quello di né di profetizzare né di insegnarci nulla, ma di farci riflettere. Perché se tutte queste cose, se tutti questi dettagli, anche lo stupro, la violenza, è un metodo di controllo non solo del corpo delle donne, ma di intere popolazioni. Uno dei crimini di guerra legati al genocidio è proprio quello di uccidere bambini per sostituirli con i bambini del popolo che li colonizza. Il controllo del linguaggio anche è un qualcosa che è avvenuto storicamente. L'imposizione dell'inglese nelle colonie o anche solo nel Galles e in Irlanda. Il controllo delle nascite in paesi come la Cina o la Romania, dove ad un certo punto era stato negato del tutto l'uso di contraccettivi, sempre perché si pensava che si dovesse cercare di mantenere alto il numero di nuove nascite. Ma il femminismo che viene discusso qua è anche e soprattutto quel femminismo di cui accennavo prima, che vuole essere radicale, ma al tempo stesso va contro quegli stessi principi che sono alla base del femminismo. E lo vediamo, in un certo senso sviluppato tramite vari personaggi femminili di questo romanzo. Partiamo dalla protagonista. Dee Fred non è un personaggio che sta, secondo me, particolarmente simpatico, o meglio, non è quel classico personaggio in cui ci si possa o ci si voglia identificare. Lei, prima che scoppiasse, diciamo, questo disastro, era una persona normale. Anzi, la possiamo
chiaramente identificare come una donna non femminista, considerando il fatto che la sua relazione con il marito nasce quando lui era ancora sposato con un'altra donna e si incontravano nei motel. Poi lui divorzia, si sposano e hanno questa bambina. Lei però è vittima in un certo senso di un sistema che si è venuto a creare in cui si danno per scontate tante cose. Sua madre, che era appunto stata una femminista, attivista, appartenente a questa corrente di cui dicevo prima, della seconda ondata, la ammoniva di questo, le diceva: tu non ti rendi conto di quante marce abbiamo dovuto fare, di quante proteste abbiamo dovuto fare perché tu possa considerare come normale il fatto che tuo marito ti dia una mano in cucina. E di Fred si macchia di questo peccato in un certo senso nel momento in cui cominciano ad esserci quegli segnali estremamente negativi come il controllo sugli aborti, come il momento in cui gli viene tolto il conto in banca, ma non fa mai nulla di attivo. Addirittura quando il suo capo dice a tutte le donne: ok, dovete andare via. Non potete più lavorare qua, e lo dice mentre ci sono delle guardie armate fuori che fanno in modo che lui mandi via le donne. La sua unica reazione nel momento in cui il marito la consola è pensare: adesso io sono sua, non è più una relazione dove il peso è uguale, però anche lì non reagisce mai pienamente. E si ritrova piuttosto a pensare a una sua vecchia amica che lei poi rincontra in questo centro di indottrinamento. La sua amica Moira, che ai tempi dell'università era sempre stata molto più aperta, più dichiaratamente femminista, lesbica, e che non ha voglia e non vuole farsi sottomettere da questo regime. Moira è l'unica persona che cerca di sfuggire dal centro e ce la fa in un primo momento con un metodo che è anche altamente simbolico, perché lei essenzialmente imbavaglia una delle zie e scambia i vestiti. Il fatto che lei quindi sia vestita con il colore delle zie e possa uscire indisturbata dal centro fa anche capire come il controllo passi attraverso non solo i nomi, ma anche appunto i colori, come dicevo prima. Moira, ai tempi dell'università, appunto, pensava di poter trovare la felicità in gruppi solo femminili e che ci sarebbe stato un futuro in cui le donne da sole avrebbero potuto creare una sorta di società. In realtà anche qui la Tud ci ammonisce, perché dice: sì, Moira voleva quello, Moira riesce a scappare. Riesce quasi ad attraversare il confine e arrivare in Canada tramite un movimento di resistenza femminista che si comincia a creare, questo, come si chiama? Feminist Underground, non so bene come sia tradotto in italiano, però poi viene catturata e alla fine di Fred la incontrerà in un centro che è essenzialmente una sorta di bordello, dove queste donne, che prima avevano un lavoro, che prima avevano una vita normale, ora sì, vivono solamente fra donne tutte insieme, ma in realtà è tutto controllato dagli uomini. Quindi anche, quindi appunto questo concetto femminista di dire ci libereremo degli uomini e faremo tutto da sole, è sbagliato, è questo che l'Atwood ci vuole dire, perché non ci si può liberare così degli uomini, o meglio, non è questo il modo in cui si raggiunge l'obiettivo della parità di genere. La parità di genere si ottiene tramite anche l'educazione del genere maschile a quello che significa uguaglianza di genere. Quindi anche Moira vedrà distrutti così i suoi sogni in un certo senso. Ma anche il personaggio della madre di Fred, che anche lei appunto era una femminista, è un personaggio che in realtà appare come negativo, perché il suo femminismo è un femminismo radicale che, di nuovo, in parte come quello di Moira, ma forse di più di quello di Moira, finisce per vanificare tutti gli sforzi e andare quasi a contraddire l'obiettivo finale del femminismo, l'obiettivo ultimo.
La madre di Freddy infatti dice cose come non ho mai avuto bisogno di un uomo se non per quei 10 secondi che servono per fare un bambino. Lei si vanta di aver sbattuto fuori di casa il padre di Fred dicendo io ho uno stipendio buono, non ho bisogno di un uomo che mi dia altri soldi. Di Fred ricorda che la madre l'aveva portata a proteste in cui avevano bruciato riviste pornografiche, quindi vediamo che appunto da una parte di Fred è stata cresciuta con certi ideali, ma che questi ideali non hanno portato a nulla, perché appunto il concetto del femminismo non è che l'uomo è il nemico, ma che si deve trovare un'uguaglianza, una parità di genere. Quindi, qual è forse il personaggio ancora più chiave rispetto a di Fred? Il personaggio che in un certo senso è l'emblema di tutto e che è un personaggio che possiamo ritrovare anche attualmente nella nostra vita di tutti i giorni è Serena Joy. Serena Joy è la classica donna che sostiene di non aver bisogno del femminismo, la classica donna che lotta per il ritorno dei valori tradizionali della famiglia. La classica donna che abbiamo visto andare contro Hillary Clinton, per dire, in America, ma anche in generale in molti partiti di destra in tutto il mondo. Serena Joy, prima infatti che avvenisse tutto il disastro della Repubblica di Galad, era questo genere di donna, addirittura era una sorta di personaggio pubblico che dichiarava queste cose in televisione. Quindi, secondo questa stessa logica, lei, che è moglie del comandante Fred, avrebbe dovuto essere la persona più felice del mondo, perché la sua posizione è una posizione altamente privilegiata. In realtà lei odia la sua vita e odia fortemente la cerimonia in cui di Fred deve giacere con suo marito, la sera prima piange, e il suo unico modo per sentirsi viva è in un certo senso trattare male le ancelle. Ovviamente in modo passivo-aggressivo, in modi nascosti, arriva al punto di mostrare, no, di dire a Di Fred di avere prove della sopravvivenza di sua figlia, che gli era stata ovviamente portata via nel momento in cui Di Fred era stata catturata, e di minacciarla. Serena Joy quindi è il simbolo di come questo genere di antifemminismo sia sbagliato, perché nel momento in cui si ritorna a questi valori cosiddetti tradizionali, come nella Repubblica di Galad, avviene questo, che comunque lei è segregata in casa e non ha modo di esprimere le sue opinioni. Lei deve addirittura essere presente nella stanza e tenere le mani dell'ancella durante la cerimonia. E se il suo bambino ha dei problemi, e se il bambino non suo ma dell'ancella ha dei problemi, questo deve essere mandato via. Deve sottostare a una serie di regole che in realtà la opprimono fortemente. Il romanzo poi si conclude in un modo, come dicevo prima, aperto. Vediamo piano piano che la compagna di compere di Fred, che è di Glenn, fa parte di questo movimento di resistenza e cerca, nel momento in cui capisce che Di Fred sta cominciando ad avere una sorta di relazione con il comandante, una relazione strana in cui il comandante la invita nel suo studio la sera quando sono tutti a letto per giocare a scarabeo, cerca appunto, quindi di Glenn cerca di spingere Di Fred a carpire quante più informazioni possibili su come funzioni il governo, di come funzioni il regime a livello proprio di chi ne detiene il potere. E se da una parte di Fred è interessata e vuole anche lei far parte di questa resistenza perché il suo scopo è quello di scappare e trovare sua figlia e trovare suo marito, anche se sempre di più si fa
chiaro nella sua mente che il marito probabilmente è stato ucciso. In realtà però Di Fred non è appunto un'eroina femminista, di conseguenza lei non... Sì, vorrebbe entrare a far parte della resistenza, però al tempo stesso è estremamente vittima del sistema in cui si trova, perché nel momento in cui lei ottiene anche una più piccola gratificazione, già si dimentica della resistenza. E anche questo è un aspetto fondamentale non solo del regime della Repubblica di Galad, ma di qualsiasi regime mai esistito sulla faccia della Terra. Anche la più piccola gratificazione fa sì che l'uomo, in un certo senso, non si ribelli. Quindi nel momento in cui lei va, appunto, gioca a scarabeo o addirittura può tenere una penna in mano e scrivere, perché la scrittura è vietata, la lettura anche, e l'unico libro che loro possono sentire letto da qualcun altro è la Bibbia, ma addirittura anche i segnali stradali sono disegni, non sono più scritte. Lei già si sente appunto gratificata, si sente viva in un certo senso quando comincia anche la relazione con il giardiniere, anche se sa che non è una vera relazione, già si dimentica di Hofglenn. E nonostante nella sua testa continui a ripetersi la frase che ha trovato incisa in camera sua dall'ancella che l'aveva preceduta, che si era suicidata, che è una frase in latino maccheronico, che significa non lasciare che i bastardi ti schiaccino, è come se lei fosse sempre un passo indietro. E quando Hofgren cerca di farle capire che sta per succedere qualcosa, la posizione di Fred è molto incerta, tant'è che appunto alla fine, quando arriva questo camioncino bianco per prenderla e Serena Joy la offende, la prende a parole, noi non sappiamo se questo camioncino bianco siano effettivamente gli occhi arrivati a prenderla e a eliminarla, o se in realtà lei, tramite appunto Nick il giardiniere, abbia una via di fuga con la resistenza. Sappiamo solo che il romanzo si chiude così e poi c'è l'epilogo. L'epilogo è ambientato circa 200 anni dopo, un tot di tempo dopo, nel 2195, e siamo in una conferenza, quindi ci sono professori che parlano appunto di questi racconti dell'ancella. Cioè di queste registrazioni che sono state trovate, mischiate a vere e proprie registrazioni di canzoni vere, insomma, proprio per non essere scoperte, e questo professore si interroga sulla veridicità di questo racconto. Vediamo però che molti aspetti vengono quasi derisi dall'Accademia, e che l'Accademia avrebbe preferito trovare magari documentazioni più ufficiali, come documentazioni governative, più che il racconto di un'ancella che non si sa che fine abbia fatto. Quindi noi non sappiamo se Di Fred sia effettivamente uno sopravvissuta e due se abbia mai ritrovato sua figlia. Non sappiamo nulla. E come dicevo prima, il romanzo si chiude con la frase "Ci sono delle domande". Quindi di nuovo, la Atwood vuole essere drastica in un certo senso, vuole essere catastrofica nel non dirci cosa succede, come va a finire, si risolve mai questa situazione, proprio perché vuole metterci in guardia e farci riflettere su quello che può andare male nel momento in cui si lascia correre così tante cose, si lasciano correre così tante cose e non si dà peso a quello che sta succedendo. Quindi, per concludere, io spero veramente di aver detto tutto. Questo romanzo è veramente uno dei romanzi più belli che abbia letto, non solo quest'anno, ma da sempre. E penso che, appunto, il fatto che un romanzo scritto 30 anni fa, possa essere ancora così attuale e possa, in un certo senso, fare paura, proprio perché è chiaro, anche senza andare ad approfondire la genesi del romanzo o andando a leggere chissà quanti articoli, è chiaro anche durante la lettura che tutte queste cose non ci sono nuove. È come se fossero dentro al nostro cervello dalle lezioni di storia delle elementari, non so come dire, o da quello che sentiamo in TV.
E penso che quindi sia una discussione molto molto importante ancora da fare oggi e che anche la critica di un certo tipo di femminismo che Margaret Atwood fa sia molto importante. E niente, io spero di non aver parlato troppo, ma penso di sì. Sono curiosa di parlarne con voi nei commenti e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!